Di fronte agli scenari di profondi cambiamenti, sia del contesto economico sia del movimento cooperativo, sempre più centrale diventa il ruolo dei giovani cooperatori, futuri dirigenti di domani. Ravenna Web TV inizia così un viaggio fra i giovani cooperatori di Conf Cooperative Romagna in un periodo complicato come quello della pandemia. Prima tappa alla nuova Cogisport di Faenza, realtà che gestisce diverse piscine e impianti sportivi nei territori faentini e arussi, realtà dove Valentina Minichilo Cassetta è entrata da giovanissima. Io sono arrivata per caso in piscina, e molto giovane, avevo 21 anni e cercavano per sostituire una segretaria all'associazione sportiva perché era in maternità. E quindi diciamo ero una studentessa universitaria e doveva essere un lavoro così per arrotondare durante gli studi e invece è diventato il mio lavoro. Cosa vuole dire essere una cooperatrice soprattutto in un periodo difficile per il lavoro come questo? Vuol dire lavorare in un ambiente in cui l'obiettivo principale è nel nostro caso promuovere lo sport, ma anche garantire il lavoro a tutti i soci, a tutti i dipendenti della cooperativa. In un periodo come questo ha voluto dire tanto, fa la differenza comunque essere un'azienda in cui uno degli obiettivi è appunto garantire il lavoro, non è tanto il profitto quanto garantire a tutti la possibilità di lavorare e quindi vivere dignitosamente la nostra vita. Questi ultimi 2 anni sono stati tosti. Io ho avuto anche paura, nel senso paura di vedere sgretolarsi il lavoro e, cioè, davanti ai nostri occhi, paura di non sapere se saremo ripartiti, come, se ce l'avremo fatta e quindi è stato un periodo tosto. Però a quanto pare ne siamo usciti bene, siamo qui, abbiamo riaperto, siamo pronti per qualsiasi altra sfida. Pensi che il rapporto fra lavoratori, fra i soci, fra i dirigenti anche, è diverso rispetto a un ambiente lavorativo, diciamo, standard? Assolutamente sì, diciamo che noi siamo amici tra colleghi, ma siamo molto amici anche con i dirigenti, quindi il rapporto è praticamente un rapporto familiare, siamo cresciuti insieme, quindi molti di noi hanno iniziato a lavorare a 16 anni, appena preso il brevetto da bagnino e alla fine sono rimasti qua, ora abbiamo famiglia e siamo diventati, diciamo, i vecchi della piscina. Perché consiglieresti a un giovane di provare un'esperienza in cooperativa? E è un ambiente in cui comunque tutti ci sentiamo coinvolti nell'azienda, cioè non è semplicemente il nostro lavoro, è la nostra azienda, noi partecipiamo in maniera attiva e quindi è un modo per sentire ancora più tuo quello che stai facendo.